In questo video vedremo le 5 principali novità di Ubuntu 24.04, la nuova attesissima versione di Ubuntu rilasciata il 25 aprile 2024 in versione finale. Ah, dimenticavo! Ciao, sono Zane di Turbolab.it, se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Per prima cosa dobbiamo dire che questo Ubuntu 24.04 è una release di tipo LTS. Questo significa che lo sviluppatore garantirà tutti gli aggiornamenti, compresi quelli importantissimi di sicurezza, come minimo fino ad aprile 2029, senza bisogno di dover periodicamente passare alla nuova release. Ma dicevo appunto come minimo fino al 2029, perché a partire da questa release, semplicemente attivando la sottoscrizione Ubuntu Pro, lo sviluppatore garantisce il sistema operativo addirittura per 12 anni, quindi fino al 2036. Ora, Ubuntu Pro è un'opzione che va attivata manualmente all'interno del sistema operativo ed è gratuita per utilizzo fino a 5 PC, mentre le aziende che debbano utilizzarlo su un parco macchine più grande possono fare riferimento alla pagina dedicata per il pricing. Un'altra grande novità di questa versione di Ubuntu è nella procedura di installazione, che è stata completamente rivista e che utilizza adesso il framework Flutter per presentarci con questa bella nuova grafica. In particolare le schermate sono quelle che stiamo vedendo qui, quindi passiamo attraverso la scelta se installare oppure provare il sistema operativo live, scegliere la rete alla quale connettersi, scegliere il tipo di installazione ed ecco che qui c'è una grandissima novità. Infatti per impostazione predefinita è selezionata quella che è l'installazione minimale, ovvero l'installazione di oggi default e quella che una volta era considerata l'installazione minimale. Qual è la differenza fra queste due opzioni? Ebbene che con l'installazione di default, installazione minimale, viene appunto installato solo il software essenziale, quindi il sistema operativo, il browser web e un paio di altre utility di sistema. Mentre invece selezionando appunto questa selezione estesa vengono installati tutti i programmi, quindi anche il Mailer Thunderbird, tanto per dirne una, la suite LibreOffice e tutti gli altri programmi appunto di produttività a corredo del computer. Ora, io generalmente ho scelto sempre l'installazione minimale anche sulle vecchie generazioni proprio perché amo selezionare e scegliere personalmente quale software installare. Infatti rimane comunque possibile scegliere liberamente quale software installare in un secondo momento. Se però per qualsiasi motivo preferisci installare tutto immediatamente, è ancora disponibile l'altra opzione. Avanzando durante l'installazione, appunto, abbiamo di nuovo la pagina che ci consente di selezionare, di installare appunto i driver proprietari e installare anche i codec, in particolare per la decodifica dei formati audio e video, e questo chiaramente per la maggior parte di noi è meglio selezionare entrambe le opzioni proprio perché garantiscono l'esperienza d'uso migliore. Appunto, la nuova installatore non ha perso la possibilità anche di accedere alle opzioni avanzate, in particolare è ritornata la possibilità di installare il sistema operativo su file system ZFS al posto del solito ext4 e appunto scegliere un'altra serie di opzioni come l'installazione su LVM con o senza crittografia. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video. L'edizione principale di Ubuntu 24.04 per PC, quindi desktop e notebook, utilizza GNOME 46, quindi nuova gestione dell'ambiente desktop, che è sicuramente un buon avanzamento senza però stravolgere il look and feel generale alle quali siamo abituati. Quindi se già hai utilizzato una versione precedente di Ubuntu sicuramente ti sentirai a casa in questo ambiente che rimane molto familiare. Ad esempio è stata modificata l'icona qua sotto, non ci sono più i puntini, la griglia con i puntini, ma c'è il logo di Ubuntu, cliccando il quale si apre appunto la schermata con tutte le applicazioni disponibili. Come al solito abbiamo la possibilità di scegliere i vari desktop cliccando sulle miniature
qua sopra, e per il resto abbiamo le applicazioni, la lista delle applicazioni che continua comunque a scorrere esattamente come succedeva sulle generazioni precedenti. A saltare immediatamente all'occhio però sul nuovo desktop è questo indicatore che troviamo qua sopra in alto a sinistra, che altro non fa che permetterci di visualizzare al volo su quale desktop ci troviamo in questo momento, su quale desktop virtuale. Chiaramente, come sto facendo in questo momento, una funzione che mi piace moltissimo è la possibilità di passare tra un desktop e l'altro semplicemente spostando il cursore del mouse sopra questo elemento e girando la rotella, quindi girando lo scroller del mouse. Cliccando invece su questo elemento avremo a disposizione la visualizzazione attività, che è rimasta in linea di massima abbastanza immutata rispetto alle generazioni precedenti di GNOME. O meglio, io non ho notato nessuna novità, il funzionamento mi sembra esattamente lo stesso al quale eravamo abituati anche con la vecchia generazione. Se però hai notato qualcosa che mi è sfuggito, fammelo sapere qua sotto nei commenti. GNOME 46 rinnova invece profondamente la serie di icone che si aprono cliccando appunto sull'elemento qua sopra in alto a destra. Abbiamo appunto la possibilità di regolare il tipo di connessioni, scegliere la modalità di risparmio energia oppure appunto la modalità bilanciata, oppure di applicare al volo lo stile scuro o lo stile chiaro del desktop. Questo è molto comodo ad esempio per chi usa il PC sia di giorno che di notte. Di giorno probabilmente vorrà attivare il tema chiaro, mentre invece di notte magari è più piacevole avere il tema scuro, e grazie a questo comando disponibile qui possiamo farlo immediatamente al volo. Per il resto c'è l'icona per bloccare la sessione e l'accendi spegni con questo menu che ci permette di spegnere, sospendere, riavviare eccetera. In caso il PC montasse un adattatore wifi oppure bluetooth, qui avremo anche la possibilità di connetterci rapidamente cliccando appunto su questa freccetta ad una rete wifi fra quelle disponibili nelle vicinanze, oppure avviare il pairing, quindi l'accoppiamento con un dispositivo bluetooth vicino. Ovviamente non è una rivoluzione rispetto a quello visto in passato, queste funzionalità chiaramente erano disponibili anche con le versioni precedenti di Ubuntu, però la possibilità appunto di averle qui in punta di click sicuramente è molto molto comodo. Ma la novità che personalmente ho apprezzato di più è sicuramente il potenziamento di quella che nel mondo Windows si chiama funzionalità Snap, ovvero anche sulle precedenti versioni era possibile trascinare le finestre verso uno delle estremità per appunto fare occupare, ridimensionare automaticamente la finestra fino a farle occupare metà schermo, quindi da una parte e dall'altra. La novità è appunto che ora quando svolgiamo questa operazione ci viene proposto in automatico di selezionare una delle altre applicazioni in esecuzione. Cliccando sulla relativa icona ecco che vengono appunto affiancate le finestre e quindi possiamo utilizzarle contemporaneamente in parallelo, e questa sicuramente è una funzionalità molto utile. Sempre continuando a parlare di funzionalità Snap, l'altra novità utilissima è la possibilità di avvicinare appunto la finestra a uno dei quattro angoli per farle occupare solo un quarto dello schermo. Quindi sulle versioni precedenti di Ubuntu c'era solo la possibilità di ridimensionare la finestra fino a farle occupare metà schermo, mentre invece adesso avvicinando ad un angolo possiamo ridimensionare la finestra fino a farle occupare un quarto dello schermo, e questo di nuovo è utilissimo perché ad esempio possiamo pensare di avere questa finestra affiancata in questo modo, magari fino a farle occupare un quarto dello schermo, e quest'altra a tutto schermo in questo modo, e possiamo di nuovo aprire anche una terza applicazione per ottenere dei layout che personalmente trovo molto comodi per lavorare. Tutte queste chiaramente sono funzionalità portate in dote da GNOME 46. Venendo invece alle novità propriamente dette per Ubuntu, troviamo il nuovissimo App Center, che va a sostituire l'utility software presente sulle generazioni precedenti e che allo stesso modo ci permette di andare a scegliere e di installare direttamente in punta di click le applicazioni disponibili sui repository ufficiali di Ubuntu. È una sorta di App Store integrato, se vogliamo. Ecco qua, quindi abbiamo una serie di informazioni, chiaramente la grafica è basata anche in questo caso su Flutter e per il resto non ci sono molte novità, si tratta sostanzialmente di un App Center. Mi è piaciuta moltissimo però la possibilità di utilizzare Gestisci per appunto visualizzare quali sono i programmi attualmente installati, le loro versioni e eventualmente cliccare per andare a ricercare al volo la disponibilità degli aggiornamenti. Ora, la cosa più importante di questo tipo di software è che funzioni bene, cosa che non è sempre garantita, perché in particolare la vecchia generazione, quindi il vecchio applicazione software, aveva dei grossi problemi, spesso le installazioni non partivano o si bloccavano a metà.
Questo nuovo App Center come funziona? Per il momento ho fatto alcune prove installando i programmi che mi servivano sul PC di lavoro e ha funzionato sempre bene. Speriamo che continui ad essere così. Una cosina importante da sapere è che in questo momento, come al solito, il Chrome di Google, quindi Google Chrome, non è disponibile tramite questa applicazione. Quindi chiunque volesse installare Chrome, Google Chrome, quello di Google sul proprio PC, deve comunque utilizzare la procedura che abbiamo visto in un'altra guida dedicata. Come dicevamo, le applicazioni installate automaticamente, se scegliamo l'installazione di default, sono molte ridotte. Però, in particolare, un po' per tutti sono disponibili questi nuovi software. In particolare abbiamo Orologio, che ci permette appunto di visualizzare i vari fusi orari, impostare sveglie, il cronometro e attivare un timer. E soprattutto mi è piaciuto moltissimo questo nuovo firmware updater. Sostanzialmente è una versione grafica verso l'utility da linea di comando già presente anche sulle versioni precedenti di Ubuntu. Avere a disposizione comunque un'utility nativa integrata nel sistema operativo per aggiornare il firmware, quindi il BIOS oppure lo UEFI del PC, è sicuramente molto pratico, anche perché l'operazione è molto delicata e avere la possibilità di svolgerla tramite interfaccia grafica è sicuramente una tranquillità in più. Per quanto riguarda la gestione della configurazione della rete, esordisce anche su Ubuntu Desktop NetPlan 1.0, ma sostanzialmente risulta abbastanza invisibile per l'uso dall'utente finale. Cosa che invece risulta visibilissima è il nuovo editor di testo. È stato rimosso il vecchio Gedit e al suo posto c'è l'editor di testo di GNOME Text Editor, che è appunto una nuova versione. In realtà non ci sono moltissime novità dal punto di vista visivo, però ecco alcune funzioncine tramite appunto anche questa che permette di regolare il tema è sicuramente apprezzabile. Ho assolutamente perso il conto di quante novità abbiamo trattato fino adesso, ma comunque la prossima sono i miglioramenti al gestore dei file. In particolare, una cosa che mi è piaciuta moltissimo è che appunto andando a copiare il contenuto di un'immagine per poi incollarla direttamente sul file system viene creato un nuovo file che contiene l'immagine. Questa è una feature secondo me molto utile, ma ancor più utile è la possibilità finalmente di visualizzare in anteprima il contenuto delle immagini. Quindi quando siamo all'interno di un selettore file, come in questo caso, possiamo selezionare appunto tutti i file come sto facendo in questo modo e finalmente non vengono più mostrate le icone generiche dei nostri file, ma viene visualizzata effettivamente l'immagine che c'è dentro. E questo quando abbiamo molti file immagine da selezionare, perché magari dobbiamo mandare uno screenshot ad un collega, è sicuramente una funzionalità utilissima. Per il resto, all'interno del gestore del file, in caso siano disponibili più tab, come in questo momento, possiamo spostare facilmente tra una tab e l'altra semplicemente i file, trascinandoli sull'indicatore della scheda in alto. E anche questa è una gran bella comodità. Nelle note di rilascio si parla poi del fatto che il nuovo gestore dei file dovrebbe essere più veloce e affidabile che mai, ma questo sostanzialmente io non l'ho notato perché mi sembrava già molto veloce e affidabile anche prima. Per quanto riguarda tutte le altre novità, innanzitutto c'è il supporto nativo integrato nel sistema operativo per le VPN tramite WireGuard, quindi è possibile connettersi ad una VPN WireGuard senza dover installare altro software. Al centro del sistema operativo troviamo il nuovo kernel Linux in versione 6.8, che porta in dote una notevole quantità di migliorie, soprattutto per chi magari avesse utilizzato una versione meno recente di Ubuntu. Tra le novità che debuttano appunto su questa versione del kernel Linux 6.8 c'è il supporto nativo a Raspberry Pi 5, appunto per il quale Ubuntu 24.04 è disponibile nativamente. Per il resto alcune ottimizzazioni per le più recenti CPU, in particolare le Intel Core Ultra, e una patch che previene un problema di interferenze. Ci sono in realtà alcune altre novità davvero molto interessanti che vale la pena di leggere, quindi le notifiche migliorate, una serie di miglioramenti e di potenziamenti anche al sistema di sicurezza e via dicendo. Qui su turbolab.it/4116 ho comunque lasciato tutte le novità di questa versione di Ubuntu. Se invece vuoi scaricare l'immagine ISO perché magari vuoi installare il sistema operativo Ubuntu 24.04 sul tuo PC, sempre qua su turbolab.it/4116 trovi tutti i riferimenti. Direttamente da qui puoi scaricare l'immagine ISO
di Ubuntu 24.04 per desktop, mentre invece facendo riferimento alla pagina di download ufficiale potrai scaricare anche tutte le altre edizioni, fra le quali c'è appunto Ubuntu Server, quindi quella senza interfaccia grafica, e tutte le altre flavor, quindi ad esempio Ubuntu con KDE come ambiente grafico e via dicendo. Bene, da zanidi.turbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di farmelo sapere lasciandomi un mi piace qua sotto, per me è sempre molto molto importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se vorrai trovare un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo, quindi ad esempio Linux come oggi, ma anche Windows, Internet, peer-to-peer, Bitcoin e chi più ne ha più ne metta, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!